budget da 250.000 euro. Sì. Quello è il finanziamento o la spesa? È il totale che c'è a bando, il totalissimo. Cioè a bando ci sono 250.000 euro, ora prendo per vedere quant'è il massimo. 100.000 sembra anche a me, però devo controllarlo, dire. Quello è il totale che c'è a budget, il massimo che viene finanziato. La misura si trova sul vostro sito? Sì. Sì. Nel nostro sito, nel menu in alto, c'è una sezione detta bandi, voi aprite lì e dentro trovate tutti. Esatto, quindi 100.000 è la spesa finanziabile o il finanziamento? è la spesa ammissibile massima della quale viene dato il 50%, 50%, quindi quindi 50.000. 50.000 euro. Sì. E ci sono a disposizione solo 250.000 euro? Sì. Questi 250.000 sono per tutto il territorio del Galles. Dopodiché ci saranno appunto 5 bandi da 100.000 euro l'uno, per ciascuno dei progetti chiave. O se la sua attività è nel comune di Rivoli, può partecipare a tre progetti chiave. Se è in qualche altro comune qua vicino, a seconda del comune, magari posso dire in quanti progetti chiave può partecipare. Quindi qua ci sono delle altre. A bando sul PSR l'anno prossimo ci sono sicuramente molti più soldi, si parla di 1 milione di euro. Ovviamente però la concorrenza è su tutta la regione, non solo tutta la montagna del Veneto, ma tutta la regione. Quindi è chiaro che ci sono più soldi, però c'è anche molta più gente che partecipa. Ok, per chi ha già cominciato dei lavori di ristrutturazione, c'è la possibilità di entrarci oppure Solo con quello che non è stato ancora realizzato. no? Tipo, Le cose non è già stato fatte o le realizzato. spese già sostenute non sono ammissibili. Le È spese già ammissibile. fatte o sostenute? Sì. È ammissibile quello che viene realizzato e pagato a partire dal momento in cui si presenta la domanda di aiuto. Cioè, se presentate la domanda di aiuto domani, le cose che fate, le spese che sostenete a partire da dopodomani sono ammissibili. Anche, cioè. Quindi mettiamo un caso concreto, Sì. praticamente ho cominciato dei lavori adesso all'inizio di giugno, Sì. sto ristrutturando un vecchio casale, sto facendo tutte le sottofondazioni, però praticamente sono arrivato lì, mi manca tutta la questione impiantistica, quindi impianti idraulici, impianti Tutto elettrici, quello che deve essere serramenti, tutte quelle cose lì. ancora fatto è Anche ammissibile. se già la roba è iniziata. Sì, purché non si chiede il finanziamento delle cose già fatte. Certo, no, se si chiede il finanziamento del resto, ovviamente il progetto che si presenta, il computo metrico, deve essere coerente con quello Quindi presento il computo metrico da dei lavori ancora non in cui. realizzati. Esattamente. Ma se all'interno del progetto c'era comunque un aumento di volume, No, non è possibile. salta tutto. Anche se non mi faccio finanziare l'aumento di volume. Più, sì, più la fai aiutando sì. Cioè, dipende le spese che le chiedi a cosa sono, di cosa sono relative. Dipende dal tipo di edificio, se è presentato un affiarimento, una nuova costruzione, una ristrutturazione. Una ristrutturazione è sempre il 10%, se è un Tecnici, adeguamento era come ti spiegavo. di volumi tecnici. Sì, che l'adeguamento dei volumi tecnici, però ci sono sempre dei grandi punti di domanda. Io ho partecipato all'ultimo bando, al 641, e non mi hanno accettato la domanda perché praticamente per ampliamento dei volumi tecnici si intendono solo ed esclusivamente i bagni. Io avevo fatto degli aumenti tipo negli interrati, mi ero abbassato per avere la superficie, per avere le altezze, Difesa. per avere l'abitabilità e non me l'hanno accettato. Mi hanno scartato la domanda. Quindi vabbè, devo andare in roba diretta stavolta perché altrimenti. Ti do Eh sì. E...